Là, gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Clash Royale. Oggi finalmente parleremo di aggiornamento. Finalmente c'è stato un aggiornamento figo su questo gioco. Basta aggiungere carte di qua, carte di là. Facciamo una piccola pausa e mettiamo una nuova modalità di gioco, le Clan War su Clash Royale. Oggi le vediamo insieme, vi dico un pochettino cosa ne penso e partiamo subito. Tac. Come potete vedere abbiamo un nuovo overlay, ragazzi. Ok, sto scherzando, non è nuovo, l'avevo già realizzato tempo fa, l'avevo usato per il tablet cinese, non so chi se lo ricorda, ma l'ho riadattato un pochettino, ho tolto un po' di elementi, forse era troppo carico di soggetti e così mi piace un sacco. Allora, prima di cimentarci in maniera feroce nel video, due cose al volo. La prima è che prima di questo video ne ho già registrato un altro che però vedrete nei prossimi giorni, quindi non state a guardare ordine dei bauli o queste cose qua. La seconda cosa invece è una premessa che è semplicemente il mio pensiero all'annuncio di questo update. All'annuncio, non nel momento in cui l'ho visto effettivamente. Forse non tutti si ricorderanno, ma ai tempi di Clash of Clans, i tempi d'oro di Clash of Clans, quando furono introdotte le war, ci fu uno scalpore assurdo. Le guerre tra clan erano amate dai giocatori. Per farvi capire, Anita faceva le war con una ferocia che voi non potete immaginare. Non so se ci avevo fatto dei video. E quindi ho detto, stai a vedere che Supercell vuole rilanciare anche Clash Royale come aveva fatto una volta con Clash of Clans. E la cosa mi faceva storgere parecchio il naso, perché sì che una volta le Clan War avevano fatto scalpore, erano fighe, eccetera, eccetera. Ma un conto è una volta, un conto adesso. È una cosa già sentita, secondo me. Mi sbagliavo decisamente. Guardate che ficata. Cioè, solamente questa cosa è bellissima. Io quando l'ho vista sono restato così ad ammirare tutte le arene appiccicate una all'altra con un senso. Cioè, se uno le avesse appiccicate e basta, sarebbe venuta una cacata. Ma con un senso ipnotizza lo sguardo. Penso che quasi tutti conoscerete il funzionamento delle war. Detta in breve, ci sono due giornate. Una che è quella della collezione, questa qui dove bisogna andare a creare un deck insieme ai propri compagni del clan. Praticamente si fanno delle battaglie, se si vince si prendono dei bauli per ottenere appunto delle carte, se si perde si prendono bauli più piccoli che danno meno carte. Da queste carte in qualche modo ci cacciate fuori un deck, io per adesso ho tirato fuori questo, e lo userete poi effettivamente per fare la war. Avrete a disposizione tre attacchi durante questa giornata qua, quella della collezione per appunto collezionare carte, e un attacco domani in questo caso per andare effettivamente a fare delle corone per il vostro clan. A tal proposito, se volete giocare con me, c'è un clan ormai secolare di Clash Royale nostro che si chiama Ferro of Clan. Ha già vinto la prima war, questa qua è solamente la seconda. Potete venire a giocare con noi, basta che rispettate i requisiti, ma non sono altissimi. C'è sempre un po' poco posto, ma tranquilli, andremo magari a creare delle accademie o qualcosa in testa, dai. Vi aggiornerò penso comunque nei prossimi giorni per la questione clan. Ecco, avete visto ad esempio, un tizio ha appena vinto una partita e ci ha dato delle carte che sono finite qua. Ecco, vedete? Non pensiate che basta collezionare le carte, bisogna proprio mettersi lì e livellarle. Ovviamente questa modalità è gratis, ma dovete proprio farmarvi delle carte. Avete anche un limite di slot, come potete vedere, e quindi non è che potete avere tutte le carte del gioco per tutte le war. E questa secondo me è una cosa geniale, perché è finalmente una modalità che va a far cervellare i player per inventarsi dei cavolo di deck per giocare. Quindi tu hai non tutte le carte per fare dei deck, ma hai delle carte per fare dei deck. Hai una quantità limitata, magari ti manca qualcosa, devi sapere cosa può sostituirlo. Ovviamente nel giorno della collezione, non avendo ancora tutte le carte, andremo a fare queste sfide con i nostri deck. Vedete, possiamo scegliere la slot, ci fa vedere anche quale deck abbiamo. Io ovviamente userò questo qui e voglio fare una sfida proprio qua nella modalità Sudden Death. Vabbè, giochiamo. Ragazzi, andiamo a usare il nostro deck in questa modalità che secondo me ci sta al bacio. Siamo contro un livello 2 che comincia con Nova. Non è una bella cosa, per niente. Andiamo subito con un barilozzo. Zappi? Zappi o non zappi? Cosa fai? Frecci. Allora io vado di scintilla. Tu vai di mastino. Mi hai usato già le frecce. Io quindi dovevo usarti Lord di Sgherri su quel bel mastino, vero? Immaginavo.
Andiamo così. Dai. Mongolfiera. Aia. Mongolfiera che fa molto male. Aia. Sgherri di livello 13 fanno molto male anche loro. Qualcuno che fermi quella mongolfiera, per favore. Per favore. Ok. Ci stiamo prendendo un sacco di hit. Ma ne facciamo anche di hit, forse? No. Di questo passo no. Ok, vai. Vai, 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 vai. Forza, forza, forza. Devo ripartire con un gigante velocissimo. Un colpetto lo tiriamo. Ottimo. Allora, qua ci va. Qua cosa ci va? Ci va per forza un'orda di sgherri. E una zappettina così. Ok. Quasi obbligata come scelta. Andiamo col barile goblin. Andiamo qua con gli sgherri normali. Veloce, 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 veloce. Vai con sta cavolo di principessa. Ok. Vai gigante, devi andarmi a fare delle hit su quella cavolo di torre, forza. Vai, uno e due. Ok. Ci basta la zap. Ci basta la zap. Ci basta la zap. Ciao. I love this deck. Ci dà 100 di oro, che questi credo che ci teniamo noi, più il baule delle carte del clan. Andiamolo ad aprire assieme. Tra l'altro è bellissima l'animazione perché è in sottofondo, cioè ha in sottofondo il nostro deck effettivo. Ci sono gli spiriti del fuoco, come vedete in questo primo skip ce ne dà 129. Sono tanti perché è il baule vincitore questo, invece l'altro è un baule free del cavolo, non c'è niente di dentro, c'è poca roba. E questi spiriti di fuoco hanno la barra viola appunto perché si livellano senza spendere oro. E poi di nuovo Tori Bombardiere. Qua è verde perché io devo livellarla proprio io sul mio account, quindi è alla priorità il verde. La fornace invece che ho già livellato sul mio account è viola di nuovo. Rocket. Ok. E ultima skippata, specchio. Ok, tutte carte che avevamo già. Però ecco, vedete, sono state livellate un pochettino. C'è qualche carta interessante che posso aggiungere al mio deck? Non sembrerebbe. Lo tengo così per il momento. Ecco, guardate qua ad esempio, c'è la battaglia strategica. Questa qua mi piace di nuovo un sacco. Sono scarsissimo qua, ma mi piace un sacco. Ecco, se perdete come me, vi dà una misera chest free. Dove dentro, per carità, potete trovare qualcosa che vi manca. Adesso abbiamo degli sgherri, altri spiriti di fuoco, rocket di nuovo, fornace di nuovo e una veleno, che forse ci mancava la veleno. Oh yes, ci mancava, eccola qua. Io andrei a giocare di nuovo in Sudden Death, però giusto per cambiare faccio un po' di doppio elisir. Ho un deck apposta per questa modalità e vediamo un pochettino come va. Allora, che figata la torre a forma di estrattore, la adoro. Partiamo subito con i tre moschettieri alla mano, è un'ottima cosa. Allora, è un cycle deck questo, è abbastanza buono a mio parere, però bisogna saperlo usare. E su questo punto certe volte faccio un po' difetto. Allora, vediamo se riesco a frecciare tutta la situazione lì così, bellissimo. Ok, andiamo a frecciare, a spiritellare, ecco. Ok, andiamo a tronchettare tutti i termini miei. Il miner, ripartiamo con i tre moschettieri. Però Ferre, fai andare sto elisir, perché si chiama doppio elisir sta modalità, perché devi usarlo, non perché devi risparmiarlo, eh. Allora, ripartiamo qua con un Battle Ram e di qua con un gigantino. Ok, ripartiamo così. Qua ci sta un tronchettino tutta la vita. Dai, dai, è bello il tronchettino così. Ok, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Ok, qua ci sta un horde di sgherri. Bellissima. Oddio. Quel barile potrebbe dare molto fastidio. Riparti di nuovo con i tre moschettieri. Ci ha fatto un po' di male. Sto sprecando comunque troppo elisir, ragazzi. Non sono più tanto abituato con sta cavolo di modalità. Devo cercare di rasserenarmi un po' di più. Allora, dai. Facciamo così, facciamo così, facciamo così. Ok, dai, andiamo così. Dai, questo tronchetto. Bella lì, bello il gigante. Ok, ovviamente non poteva mancare un deck per questa sfida qua con il gigante, ragazzi. Io devo usare sempre comunque il gigante. Andiamo con la gang dei goblin. In questo caso mi ha colpito la torre del re. Grazie, glielo dico anche, grazie mille. E ripartiamo con di nuovo un gigante a questa parte e un Battle Ram da questa. Andiamo con lo spiritello di ghiaccio che arriva abbastanza puntuale. Andiamo qua con un tronchettino bellissimo. Andiamo con una bella gang dei goblin qua sempre. Ok,
E papapapara. Dobbiamo andare con un gigante. So che non è una bella mossa. Andiamo così. Mamma mia ragazzi, all'ultimo minuto lì proprio. Mamma mia ragazzi. Dai. 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 Cerca di resistere. Non ce la fa a resistere quella torre maledetta, ve lo dico io. Non ce la fa. Guardala lì. Mamma mia, mannaggia te. Ho interrotto il ciclo del deck per sta cosa. Allora, devo andare con una mossa cattiva di brutto, ragazzi, sto giro, eh. Ripartiamo con un gigante qua. Ok, con calma, con calma, con calma. Vai così, ok. Allora, andiamo con un tronchettino. Andiamo con la gang qua così. Spiritelli di ghiaccio, vai. Mamma mia, orda di sgherri. Dai, dai, frecce. Dai, oh mamma mia. Allora, vai giù, sta strega maledetta. Vai, vai con i tre moschettieri. Vai con questi tre moschettieri. Vai su sta torre. Vai su sta cavolo di torre. Vai su sta torre. Vai, itta sta torre come si deve. Bella lì. Allora, adesso andiamo con una bella gang dei goblin qua. Andiamo con uno spiritello di ghiaccio qua. Un tronchettino anche che ci sta tutto. Andiamo con un farino qua. Andiamo con questa qua veloce. Andiamo di nuovo qua con un gigantino. Veloce, veloce anche lui. Andiamo qua con uno spiritello di ghiaccio. Andiamo qua velocissimi con stafare. Ok, dai, gigante, un colpettino. Mannaggia. Dobbiamo andare con i tre moschettieri per forza. Vai, 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 vai. Forza, forza, forza. Vai, vai. Oh, mamma mia. Oh, che colpo al cuore. Bella. Oh, ragazzi, vi giuro che mi ha preso un colpo al cuore. I tre moschettieri messi in centrocampo dell'avversario sono proprio un dito nel sedere, perché se non li counter in qualche modo, triplo hit sulla torre, secco. Andiamo ad aprire sto baule, ragazzi. Davvero, ho il cuore che mi batte a mille. Ancora sti spiriti di fuoco, basta, e non li voglio. 42 bombaroli, peggio ancora. 44 sgherri, mi piacciono tanto, ma voglio qualcosa di più figo. 29 rocket, di nuovo, non li voglio. Spec, non lo voglio, cioè... È inutile che troviamo i bauli vincitori con delle carte del cavolo dentro, dai. Con questo direi che è tutto. Noi ci becchiamo sempre domani con un nuovo video. Da questa parte trovate l'iconcina per iscrivervi al canale, l'iconcina per iscrivervi a Boxitter e il video consigliato. In alto a destra le schede cliccabili e in descrizione tutti quanti i link. Ragazzi, ci becchiamo domani. Ciao!